Sony ha appena rilasciato sul mercato un nuovo obiettivo. Io ho avuto l'occasione di poterlo provare in anteprima e siamo qui per parlarne. Ragazzi, oggi vi racconto la mia esperienza con il nuovo 50 mm f1.4 G Master. Ciao ragazzi, benvenuti, bentornati qui sul canale. Ebbene sì, oggi parliamo di un'altra lente che Sony ha appena rilasciato sul mercato, l'ho provata in anteprima per voi e sono qui per raccontarvi le mie impressioni, la mia esperienza, cosa ne penso di questo prodotto. Stiamo parlando di un 50 mm, abbiamo già visto lo scorso anno l'uscita di un 50 mm G Master con l'1.2, quest'anno Sony ha deciso di rilasciare una nuova versione, o meglio, una nuova versione che però è comunque in linea con le vecchie versioni dei G Master, ovvero il 50 mm f1.2. E devo essere sincero, ragazzi, sono rimasto abbastanza spiazzato da questa release perché mi aspettavo in realtà che adesso tutte le lenti G Master sarebbero andate in direzione dell'aggiornamento ad 1.2, di conseguenza verso il nuovo 50 mm di cui abbiamo già parlato qui sul canale, di cui trovate il video qui in alto. Ma in ogni caso voglio comunque cercare di darvi una panoramica di quella che è questa lente e capire con voi come andarla ad inserire in un potenziale corredo o nella lineup Sony delle lenti G Master che abbiamo già a disposizione. Ma partiamo da quello che è il prodotto. Siamo davanti a una classica lente G Master Sony, praticamente simile se non identica al 24 mm f1.4 e al 35 mm f1.4 che già conosciamo, sono già presenti all'interno della lineup. Ecco, questo 50 mm 1.4 è in tutto e per tutto dal punto di vista di peso, dimensioni, ghiere e pulsanti presenti sulla lente identica a queste versioni precedenti. L'unica differenza che troviamo rispetto ai modelli 1.4 è la presenza di un doppio pulsante personalizzabile sul dorso, che se nelle versioni precedenti era unico, in questo nuovo 50 mm ne troviamo due. E questa cosa in realtà è perfettamente in linea con il 50 mm 1.2, che ha esattamente la stessa struttura dal punto di vista di questi pulsanti personalizzabili. Di conseguenza è una lente di intermezzo, una lente che secondo me è un ponte tra le vecchie versioni dei G Master e questo nuovo 50 1.2, e fondamentalmente ha una funzione molto chiara: andare a completare una lineup già esistente in vista di quello che potrebbe essere, a mio avviso, un potenziale upgrade di tutte quante le altre lenti che troviamo già a disposizione. Ovviamente il confronto con la versione 1.2 è scontata ed è anche doverosa a mio avviso, e rispetto al suo modello superiore in realtà questa lente è estremamente differente. Se dal punto di vista dei pulsanti delle ghiere sono identici, dal punto di vista del peso soprattutto e delle dimensioni la lente risulta essere molto molto più piccola. Il 51.2 è una lente bella corposa, bella presente. Ecco, questo 51.4 è sicuramente più maneggevole e più versatile. Dal punto di vista delle prestazioni invece troviamo una somiglianza veramente molto molto notevole con la sua versione superiore. Ho scattato principalmente ritratti perché secondo me è l'utilizzo migliore che si può fare di un 50 mm e penso che potrebbe essere l'utilizzo che possa interessare anche a tanti di voi, e devo dirvi la lente mi ha sorpreso. Sapete perfettamente quanto io non ami l'estrema nitidezza della serie G Master di Sony, in particolar modo del 35 mm f1.4, e quello che volevo andare a capire provando questa lente era se si avvicinasse maggiormente al 35 mm 1.4 o al 50 mm 1.2. Ragazzi, come state vedendo in sovraimpressioni, le foto scattate sono molto piacevoli da vedere. Hanno sì una nitidezza estremamente elevata, degna di una lente top di gamma, ma allo stesso tempo presentano una sfocatura molto morbida, un passaggio tra la parte a fuoco e la parte fuori fuoco graduale, morbido, che accompagna e non estremamente netto come troviamo nei vecchi G Master 1.4, che a mio avviso rendono le foto con un look un pelino troppo fittizio, un pochino troppo artefatto. Ecco, la cosa che ho apprezzato del 50 1.2, ovvero l'estrema morbidezza della lente e questo bellissimo look e questa bellissima pasta che dà le immagini, l'ho ritrovato in questo 50 mm 1.4. Questo secondo me è il più grande pregio di questa lente, che indubbiamente va a differenziarsi rispetto agli altri 1.4 della serie G Master e secondo me la rende anche abbastanza unica. A mio avviso, in fase di scelta, anche durante lo shooting, ho preferito sempre utilizzare il 50 mm 1.4 piuttosto che il 35 o il 24, sebbene siano focali differenti con utilizzi diversi, ho preferito adattarmi al 50 io piuttosto che scendere a compromessi con la qualità d'immagine delle due precedenti. E sia chiaro, stiamo comunque parlando di una qualità d'immagine di livello assoluto, e questo 50 mm a livello di pasta è semplicemente una questione, secondo me, più stilistica che effettivamente oggettiva. Io personalmente preferisco questo tipo di look. In realtà c'è tranquillamente chi preferisce anche il look delle precedenti, per cui si tratta ovviamente di impressioni, e io ovviamente, ragazzi, sono qui per darvi le mie. L'autofocus è praticamente fulmineo, ma in realtà questa cosa non è una novità dal punto di vista fotografico.
tutte le lentiggi master di Sony sono al limite della perfezione e non vorrei dilungarmi su questo aspetto. Per quanto riguarda tutta la parte video, ovviamente come sempre trovate il video di Simone che ha fatto dei test decisamente più approfonditi dei miei dal punto di vista dell'autofocus in video. Ovviamente non ho molto da aggiungere, l'autofocus è perfetto, lavora bene, ma come lavorava bene su tutte quante le lenti precedenti. Insomma ragazzi, l'autofocus di Sony penso che non abbia minimamente bisogno di essere messo in discussione e penso che sia ormai una garanzia su ogni nuova uscita. Le sensazioni che mi ha dato questa lente sono state veramente molto molto simili a quelle che mi aveva restituito il 50 mm 1.2. Questo look morbido secondo me va a dare una personalità veramente molto netta alla lente, cosa che secondo me manca un pochino in realtà alle altre lenti G Master, e personalmente è una lente che io utilizzerei tranquillissimamente, nonostante io non ami il 50 mm come lunghezza focale, l'ho detto in tante occasioni ed è giusto comunque continuare a sottolinearlo. Il 51.2 nel mio caso l'ho utilizzato proprio per scelta stilistica, adattandomi io alla focale. Ecco, con questo 1.4 tenderei a fare esattamente la stessa cosa, perché comunque è una lente estremamente estremamente valida. Indubbiamente questo 50 mm va ad arricchire quello che è il parco lenti 1.4 G Master di Sony, senza però andare a stravolgere o a scombinare tutti quanti i piani della lineup. Secondo me è una possibilità di scelta in più che Sony mette a disposizione. È una lente che indubbiamente è di qualità, è una lente che utilizzerei a livello professionale ed è una lente per professionisti, una lente che non consiglierei ovviamente all'amatore, a meno che non sia particolarmente impallinato dell'ultimo modello dei vari prodotti che utilizziamo per scattare. È una lente che dà la possibilità di scelta anche dal punto di vista economico. Personalmente quello che penso è che, a meno che non siate ossessionati dall'idea di avere un 1.2 rispetto ad un 1.4, dove secondo me a tutta apertura le differenze sono praticamente impercettibili, a mio avviso il 1.2 resta superiore dal punto di vista della pasta d'immagine, ma stiamo parlando di minuzie. Nel caso non vogliate a tutti i costi l'ultimo modello più performante e più prestante, questa lente secondo me è un'ottima opzione B, che in realtà è un'opzione A. Non si tratta comunque di una scelta che va a far perdere al fotografo qualità in fase di scatto e prestazioni, perché siamo esattamente sullo stesso livello. Per quanto mi riguarda, secondo me quello che bisogna andare a capire nella fase di scelta tra 1.4 e 1.2, per quanto riguarda esattamente la stessa identica lente, è se si ha necessità o bisogno di queste prestazioni estreme che potrebbe offrire il modello superiore. A mio avviso questa lente è la lente che potrebbe fare al caso di tante persone che hanno bisogno a livello professionale magari di un cinquantino. Ecco, questa è la strada secondo me da andare a percorrere. E quello che è il mio augurio per quanto riguarda l'uscita di questa lente è che ora, una volta completata la lineup dei G Master 1.4 e avendo già il primo tassello della lineup 1.2, Sony continui ad arricchire appunto la lineup 1.2, tenendo quello che di buono abbiamo già trovato sul 50 mm 1.2 su tutti gli altri modelli di lenti fisse che abbiamo già conosciuto nella loro versione tra virgolette inferiore a 1.4. E secondo me adesso potrebbe essere questa la strada giusta da andare a intraprendere. Secondo me col 50 mm 1.2 sono state messe delle basi ottime, e quello che vorrei vedere è una progressione anche per quanto riguarda le altre lunghezze focali. Detto questo ragazzi, questa lente mi è piaciuta in realtà veramente tanto, sebbene abbia già parlato dell'1.2 e non ci sia tantissimo da andare ad aggiungere. Quando si parla di prodotti così alti dal punto di vista delle prestazioni è veramente difficile andare a fare video che vadano ad arricchire quanto di già detto, ma spero di avervi fatto capire cosa rappresenta secondo me questa lente, e vi posso dire tranquillamente che è un'ottima scelta d'acquisto ed è una lente che a maggior ragione, una volta scesa di prezzo nel corso del tempo, può diventare un must have nel corredo ad esempio di un ritrattista come me. Detto questo ragazzi, io spero che il video vi sia stato utile. Se il video vi è stato utile, parliamone nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate di questa lente. Detto questo ragazzi, il video è finito. Se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mi piace, e noi ci vediamo ogni giovedì alle 18.30 qui sul canale con un nuovo video.